Il mio nome è Giovanni Marilli, ho frequentato il MUL nel corso scuola di scrittura creativa con Stefano Valenti. All'interno di MUL e con MUL e con la classe ho portato a termine un progetto narrativo a cui tendevo a lavorare prima di iscrivermi. E devo dire che qua dentro ho trovato tutti gli strumenti, anche la volontà, diciamo, di ascoltare, di assecondare questa mia urgenza, questa mia ossessione. Il lavoro in MUL è stato estremamente proficuo, è stato estremamente importante anche la relazione con gli altri componenti della classe, con la quale abbiamo raggiunto una grande armonia, una grande capacità di scambio e anche una grande capacità di scambio critico. Il Paese dei Rottami è il titolo del progetto narrativo, così come poi è stato consolidato alla fine. E il libro è stato pubblicato nel settembre 2021 dalla casa editrice Prospero. La cosa mi ha fatto molto piacere perché questo, al di là della gratifica della pubblicazione, c'è stato il segno tangibile del riconoscimento del lavoro fatto anche da parte degli insegnanti e della scuola. Al momento sono stato in grado di presentarlo almeno in 4 appuntamenti. Sono in predicato di tenere altre 2 presentazioni del libro da qua fino a fine marzo. Sono estremamente convinto che se non avessi frequentato il corso di scrittura creativa in MUL e non avessi avuto la guida di Stefano Valenti, sono molto convinto che il mio progetto narrativo non avrebbe mai visto la luce, perché a scrivere si impara, piaccia o non piaccia. Poi tantissimi, quando i corsi di scrittura creativa non esistevano, hanno probabilmente imparato da autodidatti, ci hanno messo tanto tempo, ma a scrivere si impara. E quello che è avvenuto qui in MUL è un po' quello che accadeva, secondo me, in certe botteghe artigiane rinascimentali, dove il maestro della bottega, nel nostro caso Mastro Stefano, ci ha fatto lavorare sui testi, ci ha spiegato il modo con cui un testo vada continuamente rimaneggiato, un testo vada continuamente limato nelle sue parti essenziali, perché poi ne rimanga la sua parte in essenza, quella che probabilmente un lettore si aspetta di ricevere. Ma io credo che venire qua dentro e venire in questo laboratorio vuol dire darsi del tutto e fidarsi dei consigli che possono arrivare dal maestro.